Un festival di cultura e incontri ideato e realizzato nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, dal Centro Culturale di Milano, per testimoniare lo sguardo cristiano e la sua capacità di scoprire e valorizzare i frammenti di verità presenti in chiunque. 3 giorni di riflessioni, mostre, spettacoli musicali e performance teatrali, film e interviste, intorno a temi quali il centro e le periferie di una metropoli europea, la politica e i luoghi dove cresce la democrazia, la ricerca della cultura e l'innovazione e la costruzione comune della città del bene. Pensiamo l'anno 21, se avremo la forza di continuare, di andare in altre zone a farlo. Partendo dalle periferie, qui abbiamo tentato di portarle al centro e metterle al centro, ma sicuramente noi ci sentiamo di voler andare appunto al largo, dove la vita c'è. Una serie di eventi in cui i protagonisti non sono stati leader politici, ma i testimoni e maestri di umanità, e tra questi anche l'arcivescovo di Milano in dialogo con lo scrittore Luca Doninelli sui permessi sposi e la città contemporanea. La dignità di una città, la sua forza, poi di una città come Milano specialmente, sta nella sua capacità continua di far fronte al bisogno. Cioè, c'è una bellezza che è un po' il cuore dell'esperienza di questa città, che non è una bellezza che si esprime solo nei monumenti, nelle opere d'arte, ma si esprime in una vita. E questo io penso che sia un segnale che abbiamo qualcosa da dire alla città come cristiani che vivono in questa città e che è possibile in questa città dirlo. Ecco, dobbiamo riconoscere che molte cose sono possibili a Milano.